Valutando invece dall'ultima volta in cui ci siamo visti, diciamo che i risultati sono stati abbastanza buoni. Venivamo da un periodo di 6 partite senza sconfitte, questo sempre per la prima squadra. E quindi siamo in una posizione di classifica non ancora tranquilla al 100%, ma comunque una posizione di classifica che ci permette di guardare le ultime 4 partite con un certo ottimismo. Mentre per quanto riguarda l'attività della squadra giovanile, c'è da rimarcare che nel periodo abbiamo fatto la trasferta di Pisa con una grandissima partecipazione. Eravamo il gruppo più numeroso su 62 società presenti a questo torneo, quindi un grande vanto per il nostro paese e per la nostra società. Sono stati ottenuti anche dei buoni risultati, in quanto siamo riusciti a portare una squadra a disputare una finale allo stadio Anconetani di Pisa, quindi con grande soddisfazione dei ragazzi, dei genitori e di tutti noi. L'attività giovanile sta proseguendo molto bene, stiamo disputando in questo momento qui, oltre ai campionati, anche il torneo Massa e disputeremo diciamo nella prima parte dell'estate alcuni tornei importanti, proprio perché per dare soddisfazione a questi ragazzi che sono un po' il nostro futuro e la linfa vitale di questa società. Posso solo di nuovo ribadire che la nostra società è pronta naturalmente ad accogliere tutti i ragazzi dalla più piccola età, noi prendiamo ragazzi dai 6 anni in su e quindi e ad avviarli a questa pratica sportiva che è comunque un'attività che fa sicuramente bene, è un'attività che fa sicuramente bene sia al corpo sia allo spirito. Quindi speriamo di trovare sempre in futuro numerose adesioni, perché la nostra attività sta dimostrando che viene tutto svolto nella massima serietà, nella massima professionalità. Beh, male direi, dopo aver battuto il Gambettola, che eravamo praticamente salvi, abbiamo perso 2 partite che non si dovevano perdere, domenica abbiamo pareggiato una partita che dovevamo assolutamente vincere, avevamo la possibilità di vincere. Abbiamo fatto in modo di dover soffrire fino alla fine per evitare il play-out, che potevamo fare tranquillamente meglio queste ultime partite. Sì, il gruppo è sempre compatto, unito e fiducioso. Non sempre gli stessi, ormai ne abbiamo inseriti tantissimi, quindi che oltretutto la posizione di classifica non ci consente di dare tra virgolette un premio magari a qualcuno della Juniors che non è stato con noi, però insomma domenica ha giocato di nuovo Toni, l'88 è portiere, quindi l'ennesimo giovane che ha giocato quest'anno, quindi più di tanto non si può fare.